io trovo abbastanza singolare questa pretesa, questa presunzione di purezza usando il web. Ecco, e, insomma, il web è contaminato e contaminabile, così come contaminata e contaminabile è la realtà e la vita. E, insomma, non so se potevano chiamarsi troll quelli che durante le elezioni in Parlamento del Presidente della Repubblica votavano Sofia Loren, no? Però, insomma, diciamo, la cosa era simile. Ripeto, non riesco a capire come si possa essere così puerili da immaginare che possa esistere un luogo magico, mitico, sacro, dove la democrazia diventa un gioco di sola trasparenza, di sola purezza, di sola virtù. Si viene scottati inevitabilmente se si parte con questa idea, no? Già sono in pochi a votare, cioè hanno una concezione del web abbastanza settaria, abbastanza esclusiva, nel senso che, insomma, è un accesso, quello alle loro decisioni, limitato a loro stessi, come qualunque partito, qualunque elite, qualunque gruppo dirigente, qualunque casta. Quindi riservano a se stessi il diritto di votare, e va benissimo. E dopodiché, se succede qualche piccolo incidente, non devono offendersi a morte. E gli incidenti, soprattutto sul web, mi pare che siano ordinaria amministrazione. Ci sono gli hacker, ci sono i troll, ci sono i furbi, ci sono gli imbroglioni. E credo che sarebbero meglio, anche come umore, insomma, anche psicologicamente, sarebbero più allegri se capissero che democrazia vuol dire anche stare in mezzo al casino.